Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video letture del mese di ottobre. È registrato subito dopo il video di Luca, quindi sono vestito uguale, sono uguale, luce tutto uguale, ma l'importante è il contenuto, frivolo, ma c'è. Le migliori letture del mese. Intanto partiamo col dire che a ottobre praticamente non ho letto, solo in quest'ultima settimana praticamente non ho letto manga. No, praticamente non ho letto manga fino a una settimana fa, perché questo mese sono stato impegnato a fare una cosa importante che vi dirò dopo aver letto questi due manga molto belli che ho letto. Partiamo con quello che ho apprezzato meno, ma comunque bel manga, ovvero ho preso Rave. Con l'uscita di Rave ho detto: dai, senti, voglio provare a comprarlo. Io vidi l'anime, mi è piaciuto molto, ma ero piccolo e quindi, sai, certe cose vanno un po' perse. Molti lo ritengono migliore di Fairy Tail, non che Fairy Tail sia quest'opera eccelsa, però mi è sempre piaciuto Blue e voglio capire evidente come andava avanti questa storia delle rave. Era molto carino, quindi questo l'ho letto qualche giorno fa e mi è piaciuto molto leggere, comunque è un manga leggero, un po' buffo, no? Vediamo, per un po' lo continuo, poi vediamo. 5,90 non costa poco, però invece un manga che ho apprezzato molto, l'ho preso così tanto perché ero andato a fare la spesa. C'è la Feltrinelli, anzi la Mondadori, in questo centro commerciale, e entro dentro. Volevo vedere se c'era il viaggio di Shuna di Hayao Miyazaki, però non c'era, forse non viene venduto alle Mondadori, non lo so. Ho scoperto, grazie a Vanessa, che nelle librerie certi manga non vengono mandati. Nel caso specifico, Panini non vuole mandare Fire Force, Bleach e altri manga di Panini nelle librerie, ma soltanto in fumetterie. È una cosa che non l'avevo mai notata e non ne capisco il motivo. Però ho trovato un fumetto che mi interessava, ovvero Hirai Azumi di Keigo Shinzo. Keigo Shinzo è diventato famoso per aver fatto Randagi, che, come ho detto nel video precedente, vorrei recuperarlo. Dopo aver letto questo volume, mi piace molto il suo stile di disegno, è molto leggero. E secondo me questo Hirai Azumi può rappresentare quel lato della cultura giapponese che non devi per forza avere un obiettivo, qualcosa, ti racconta storie di vita quotidiana e le apprezzi così come sono, senza un perché, no? Come dire, anche Insomniac After School, che leggo, non ha una trama, è la vita quotidiana di questi due ragazzi appassionati di astronomia, no? Questo è uguale, vediamo questo ragazzo di 29 anni, anche se sembra un bimbo, e la cugina che ne ha 18, che si ritrovano a vivere insieme per un motivo e passa la loro vita. Lui che fa il fritter, cioè che lavora, fa lavoretti random per prendere due soldi, e lei che studia all'università per fare i manga. Ho letto il primo volume, mi ha divertito. Vediamo i prossimi. Una cosa che qua ho tenuto, molto importante, che verso la fine del volume, non è uno spoiler perché comunque, ripeto, non ha una trama, quindi le cose che avvengono, e che lui viene rimproverato. Perché quando si è sulle scale mobili sta dal lato, non so se qua a destra o a sinistra, comunque sia, sta dal lato dove le persone dovrebbero salire più in fretta. Noi in Italia per ora stiamo sulla destra, la sinistra dovresti lasciare il passaggio libero per permettere alle persone di andare più veloci, no? E lui per partito preso si mette fermo a sinistra. A Milano uno di questi verrebbe odiato da tutti, no? Anche da me. Però la sua motivazione mi ha spiazzato. Se aveva fretta poteva prendere anche le scale normali. Punto 1. Ha ragione. Se hai fretta prendi le scale normali. Infatti, quando vai alla metro, le scale mobili sono sempre tutte intasate con la coda che va fino in fondo, le scale normali sono vuote e sali senza problemi, no? Lui quindi ha fatto una prova con il suo amico. Suo amico fortissimo. Fa vedere che lui prende le scale mobili e cammina sulle scale mobili. Lui cammina sulle scale normali. E il tipo sulle scale mobili guadagna 3 metri. Che differenza possono fare 3 metri nella vita di una persona? Ha totalmente ragione. Quindi, se siete di fretta, non rompete i coglioni e prendete le scale normali. Lasciate le scale mobili alle persone che sono stanche, hanno male ai piedi, alle gambe, alle ginocchia, al culo, alla schiena, o hanno le valigie pesanti. Se siete di fretta, prendete le scale e non rompete i coglioni. Quindi, complimenti. Solo per questo merita la lettura. Ma ora andiamo al punto. Perché ho letto così poco questo mese? Perché questi due manga li ho letti settimana scorsa? Perché
Questo mese purtroppo sono stato rapito, purtroppo perché ormai è finita, da una serie TV incredibile presente su Netflix chiamata The Devil's Plan. Iniziata per puro caso, io qualche volta vedo roba coreana. Devil's Plan è un reality, quindi comunque sia ci sono, non ci sono attori, nel senso ci sono come un grande fratello, persone vere, partecipano a questo gioco, che è una sorta di Squid Game, però non con giochi di forza, come so, il tiro alla fune, ma giochi di intelligenza. E il primo gioco che viene mostrato è già l'emblema del livello di questa serie, ovvero un semplice Lupus in Fabula, quel gioco, non so se lo conoscete, dove ci si mette a tavolo, c'è un master che decide chi fa il lupo e chi fa il contadino, il civile, e ogni notte il lupo decide chi uccidere, e di giorno i contadini decidono di votare chi è il lupo per eliminarlo, e vince chi rimane più in vita, diciamo, no? La base è questa, soltanto che ci aggiunge dei livelli di difficoltà estremi. I giocatori sono costretti a giocare con un blocco note per farsi gli appunti, per capire come poter giocare round dopo round e arrivare alla fine. Ovviamente chi rimarrà con più punti alla fine di tutto il gioco vincerà gli ennesimi soldi, ovviamente si basa sempre su quello. Però i 12 concorrenti di questo reality sono 2 che hanno vinto un concorso e 10 coreani scelti da questa troupe televisiva, diciamo molto intelligenti. Ci fa vedere la loro schedina che sono tutti laureati in sto cazzo, e non che essere laureati vi rende intelligenti, però fa vedere che sono persone che sono impegnate molto nella vita. C'è tipo questa ragazza che ha realizzato il brevetto per le maschere trasparenti durante il Covid e tante altre cose. Il più forte di tutti di questa serie si chiama Orbit, che lui è un ricercatore, un uomo di scienza, c'è anche un canale YouTube dove parla di scienza, dove ovviamente non mi sono iscritto perché non so il coreano, non so bene niente. E quindi questa serie comunque si arricchisce di personaggi importanti, diciamo, chi più chi meno, alcuni sono macchiette, alcuni come questo Orbit sono davvero forti, con una marea di giochi di intelligenza che mi hanno preso parecchio. Chi se non stai attento ti fa male la testa, perché sono davvero complicatissimi. Non dico altro, vi lascio attrarre dal gioco con questo Lupus in Fabula della Madonna, che si vede già nel primo episodio, se non nel secondo. Sì, nel primo e si conclude nel secondo. Sono comunque 12 episodi da più o meno un'ora, si fa. Sì, non che ho vissuto 12 ore questo mese, però nel tempo libero poco. Ho visto questo. E The Devil's Plan è davvero incredibile, vorrei tanto una stagione successiva. E anzi, se ci sono dei manga simili a questo discorso qua, consigliatemeli. Io ho visto la serie TV di Alice in Borderland e Sara appunto mi ha fatto notare che questa serie qua, Devil's Plan, si può paragonare molto di più ai giochi di Alice in Borderland rispetto a quelli di Squid Game. Io ti dico di più, è molto simile al gioco che fa il tipo con i capelli bianchi, che devi indovinare il numero che c'è dietro la schiena della persona e poi vince chi rimane in vita, quindi tutto un gioco di inganni, intelligenza e tattica. È così, senza morti. Un po' come Blue Lock, no? Survival game senza morti. Dal mese di ottobre è tutto, siamo a novembre ormai, questo novembre cercherò di leggere un po' di più perché è uscita tanta roba e deve essere finito. Alla prossima!